Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo di mascherine FFP1, FFP2, FFP3. In commercio sono facilmente reperibili le mascherine FFP1, FFP2. Le FFP1 possono essere monouso oppure lavabili, e FFP2 sarebbero monouso, ma se la mascherina è in buone condizioni può essere sanificata. La permeabilità è la percentuale di quello che è fuori di filtrare dalla maschera, e quello che non filtra è ovviamente il livello di protezione, che è quindi un complemento a uno rispetto alla permeabilità. Le mascherine FFP3 sono strettamente ad uso sanitario per medici ed infermieri esposti ad alti rischi batteriologici. Le mascherine pluriuso in tessuto vanno lavate e sanificate, ma sono de facto delle FFP1, e quindi con le mascherine FFP1, identiche alle monouso, hanno come tutte come categoria di protezione appunto una protezione del 30%, e fanno filtrare il 70% di quello che è fuori. Servono di fatto più a contenere, diciamo, gli starnuti e tutti i liquidi che eventualmente uno, o sputazzi che uno eventualmente può rilasciare, piuttosto che esserli come dispositivi di protezione rispetto a quello che c'è fuori. Ecco perché, diciamo, è importante mantenere la distanza. È però possibile elevare il fattore di protezione delle mascherine FFP1, anche quelle monouso, purché ovviamente non si abusi troppo della sanificazione. Allora, le mascherine monouso dopo 6-8 ore di utilizzo andrebbero gettate, e invece le pluriuso andrebbero lavate e poi sanificate. Tuttavia, se l'elastico della mascherina è ancora integro, se il tessuto della mascherina FFP1 non è tagliato, non è strappato e non è liso, piuttosto che gettare via la mascherina in ottime condizioni, è preferibile, a mio avviso, sanificarla e riutilizzarla come seconda corazza esterna da aggiungere ad una nuova mascherina FFP1 che indosserete. In questo modo potrete elevare il fattore di protezione delle FFP1. La sanificazione delle mascherine di solito è lasciata, diciamo, all'utilizzo con gel alcolici, e poi si fa asciugare la mascherina all'aria aperta e dal sole. In alternativa si può irrorare abbondantemente con una mucchina, mettendola poi a mollo nell'acqua per mezz'ora e poi facendola asciugare all'aria e dal sole. I raggi UVA e UVB insieme alla mucchina sterilizzeranno tutte le porcherie e le polveri che avete praticamente, che sono state bloccate dalla mascherina. È bene quindi non andare oltre le 1 o 2 sanificazioni per una mascherina monouso, e soprattutto è bene utilizzarla sempre come scudo esterno, cioè come corazza esterna aggiuntiva, che appunto si aggiunge ad una nuova FFP1 che invece proverete, quindi indosserete in sostituzione, diciamo, di quella usurata, ma che potrete potenziarne il fattore di protezione appunto andando a stratificarle. Andiamo quindi a vedere le varie combinazioni possibili. Come si fa a potenziare una FFP1? Basta utilizzare la tecnica della stratificazione a cipolla. Strato 1, una mascherina sempre nuova che si cambia dopo 8 ore di utilizzo. Strato 2, una mascherina usata che non ha l'elastico rotto, che non è strappata, che non è logora e che è stata sanificata una volta. Strato 3, una mascherina usata che non ha l'elastico rotto, che non è strappata e non è logora e che è stata sanificata 2 volte. Stratificando in questo modo le FFP1 si ottiene, diciamo, un buon risultato, perché da una normale FFP1,
che dà una protezione del 30% ed una permeabilità al 70% di quello che è fuori, stratificando invece 3FFP1 si ha più o meno una protezione stimata di circa il 65% ed una permeabilità solo del 35%, che praticamente è l'esatto contrario rispetto ad indossare una singola FFP1 in tessuto oppure una FFP1 monouso. Non vale la pena, a mio avviso, stare a stratificare altre FFP1, ma è preferibile indossare una FFP2 per scalare di protezione se uno, diciamo, vuole maggiore protezione. Tuttavia è possibile anche elevare la protezione di una FFP2. Come si fa a potenziare una FFP2? Ci si potrebbe aggiungere ad esempio due FFP1, una sanificata mentre l'altra FFP1 potrebbe essere nuova, mentre la FFP2 potrebbe essere nuova oppure sanificata non oltre due volte, purché la FFP2 non abbia l'elastico strappato, non sia tagliata, il tessuto non sia logoro. In questo modo ci si spunta con un sandwich multistrato di FFP1 più FFP2 più FFP1 una protezione stimabile più o meno del 95% con una permeabilità del 4,9%. Tutti dati teorici decisamente migliori di qualche punto rispetto ad avere una singola FFP2. Esagerando, si potrebbe costruire una corazza composita di 4 FFP1 con una FFP2, di cui una FFP1 nuova, una FFP2 nuova oppure sanificata non più di due volte e 3 FFP1 che non siano logore o tagliate e con un elastico non rotto e sanificate non più di due volte. Si potrebbe raggiungere una permeabilità teorica solo del 2,4% con una protezione stimabile del 97,6%, che è un dato molto molto vicino a quelli di una FFP3 che hanno una permeabilità dell'1% con una protezione del 99%. Spero che questo complicatissimo podcast vi sia tornato utile. Un saluto, ciao, alla prossima.